parliamo di un libro non perché sia un grande capolavoro della letteratura o un grande romanzo, un evento letterario di primissimo piano, ma perché è un libro meraviglioso, un libro commovente, una storia vera che ha dell'incredibile. Fulvio Hervas. Fulvio Hervas è l'autore di Se ti abbraccio non aver paura. È un signore trevigiano di 57 anni che insegna scienze naturali e che ha la passione di scrivere. Ha scritto poco più di una decina d'anni qualche romanzo giallo e poi ha conosciuto Franco Antonello. Franco Antonello si occupa di comunicazione, di pubblicità e davanti a uno spritz, seduti in un bar per un aperitivo, Franco ha cominciato a raccontare a Fulvio Hervas una storia. La storia vera di un grande sogno. Hervas si è innamorato di questa storia e ha capito che davanti a lui aveva una di quelle occasioni che raramente si ripresentano a uno scrittore e ha deciso di ascoltare lungamente, di farsi raccontare. Sono durati molti mesi gli incontri tra Franco Antonello e Fulvio Hervas, di farsi raccontare questa meravigliosa storia, questa grande avventura. E poi ne ha fatto un libro che ha avuto un successo incredibile in libreria e che oggi vi presentiamo. È la storia di un lungo viaggio, di un viaggio attraverso gli Stati Uniti e l'America Latina, fatto da Franco Antonello con il figlio Andrea nell'estate del 2010. E non ci sarebbe niente di particolare. Se non che Andrea, 18 anni, è stato diagnosticato come autistico dall'età di 3 anni. Fino ai 2 anni e mezzo era tutto normale. Poi purtroppo la diagnosi infausta e i primi tentativi da parte dei genitori di contattare i migliori specialisti per cercare di risolvere questo problema. Ma purtroppo il problema è rimasto. La scuola che Andrea ha frequentato con difficoltà, le difficoltà insomma di una famiglia normale alle prese con un figlio diverso. Papà Franco è diventato una sorta di cavaliere, un cavaliere che ha combattuto mille battaglie per cercare di far uscire il figlio da quella condizione. È un cavaliere che non si è mai arreso e ha continuato a perseguire un suo sogno. E dopo tutta una serie di viaggi della speranza, di tentativi di cure le più varie, un giorno gli è balenata questa idea, l'idea straordinaria di fare un viaggio senza bussola, senza meta, un viaggio insieme padre e figlio. E così sono partiti per gli Stati Uniti, attraversati coast to coast su una Harley, sono partiti per le strade polverose del centro e del Sud America. Hanno attraversato deserti, paludi, luoghi inospitali, incrociando e incontrando personaggi i più vari, acquisendo nuove abitudini, vivendo in posti incredibili. E qui dentro questo libro c'è la vita vera, c'è il racconto di un sogno di libertà. Si affronta un tema di grande impatto, di grande forza, che è quello appunto del rapporto di un genitore con un figlio diverso, con un figlio che ha un handicap. Ma è raccontato da Hervas con un grande pudore, una grande tenerezza, un grande slancio e un grande entusiasmo. E
Veramente questa è la storia di una sfida che ha trasformato padre e figlio e non è un libro sull'autismo come una patologia, assolutamente, è un libro sull'essere padre, sull'essere genitori, sul desiderio di riuscire ad abitare quella che è la relazione con un ragazzo che sta crescendo e con tutte le difficoltà che questo comporta. Non ci sono guarigioni magiche, non ci sono illusioni, non c'è pietismo assolutamente, non c'è neanche rabbia, c'è solo la forza che viene da una storia meravigliosamente raccontata con grande rispetto e delicatezza da Hervás e con uno stile, un linguaggio secco, svelto, pulito. Un'ultima notazione, è un libro sulla forza dei sogni che si trasforma in una lezione per tutti, perché a lungo andare, leggendolo, vivendo con partecipazione le vicende dei protagonisti, diciamo che lentamente ma inesorabilmente, sempre di più, non si capisce chi sia diverso. E il genitore e noi, i cosiddetti normali, alla fine ci abbandoniamo al flusso della vita che dentro cui Andrea ci porta e vorremmo non concludere mai questo splendido viaggio con lui.